temi che affronti in questa performance, soprattutto qui a Verona? Allora, seguo questo mio flusso creativo che ormai è quasi ventennale rispetto a temi ambientali, temi climatici, temi del rapporto fra uomo e la natura e la sua, il suo antagonismo, in un certo senso, con la natura. Hai fatto delle cose simili anche per altre città? Questo è un po' l'ultimo step di un lungo processo, è un po' il sunto di diverse performance che partono dall'Artico fino a riprese, ad esempio usando il drone a Bressanone con Signal to the Future, che è stato di grandissimo successo, cioè con 480 milioni di spettatori planetari. Parli di performance, parli del corpo, eccetera, però usi anche il colore. Perché? Perché abbiamo prima un colore che è sul bianco, sul giallo e poi un colore rosso? Perché il rosso è sempre stato molto centrale rispetto proprio alla mia estetica. Si tratta, e comunque è un'opera d'arte, quindi il rapporto con l'estetica è fondamentale e centrale. Ovviamente nella costruzione della performance anche i colori sono importanti. In questo caso il rosso sono segnali di soccorso, di richiesta di aiuto. Quindi c'è anche un messaggio proprio intrinseco all'uso del fuoco, di un certo tipo di fuoco. Infatti a me sembrava con i movimenti che tu fai delle braccia, sono movimenti studiati. Sì, certamente, ma è una sorta di rituale contemporaneo, di esorcismo, di comunicazione rispetto a un certo tipo di tematica. Perché il suono a volte sì, a volte no? Per dare una non linearità, compressione dello stesso messaggio, cioè a un certo punto questo silenzio, solitudine e invece un suono che apre di nuovo a una realtà. Da quanti anni è che fai performance? Almeno 12 anni in modo preciso, ma sono molti di più, perché poi molti miei lavori dove utilizzavo ad esempio il viaggio e lo spostamento e una sorta di happening sitting, in qualche modo erano già performance, quindi si parla del 2003, ma in fondo forse dall'inizio. Ma che precedentemente hai fatto anche altro? Beh, ma anche ad esempio ho costruito un certo tipo di installazioni fatte con alluminio, dove il creare la stessa opera scultorea è una performance. Il fuoco che usi anche adesso, c'è comunque un collegamento. Ma poi il fuoco rispetto anche all'uso del ghiaccio, uso elementi base, cioè della materia, la luce, il fuoco, il ghiaccio, il vento. Okay. Proprio elementi base della natura. Ho portato il drone in questa posizione, appoggiato il telecomando e ho fatto l'azione, poi spostavo il drone e di mano a mano facevo la. In questa performance hai utilizzato strumenti e materiali caldi come il fuoco e la luce, in senso di svelamento, di rinascita, oppure hanno un altro significato questi elementi? Potrei aggiungere il fatto che comunque sono dei segnali e soprattutto che la luce, ad esempio, viaggia nel tempo e viaggia nello spazio. Quindi è qualche cosa che veramente può andare verso il futuro. Questo SOS, questa specie di richiesta d'aiuto rispetto a questi momenti anche molto complicati che coinvolgono l'uomo e la sua posizione sul pianeta e il rapporto con la natura. C'è un sottotitolo nel suo lavoro, vero? Certo, quest'opera qui l'ho proprio titolata The Diviner come ultimo step di questo The Time of the Flood, dove definisco quest'era come il tempo del diluvio, che è la summa di ogni tipo di catastrofe possibile e immaginabile rispetto a questo nostro apice della civiltà umana e di questo nostro antropocene, no? Quest'era dell'uomo. Assolutamente del ruolo dell'arte e di un'arte attiva, di un'arte, come la chiamo in questo caso, è un'estetica attivista.
dove non c'è solamente attivismo, ma c'è anche un lavoro dove l'artista esprime un'immagine, un'estetica, ma dove il messaggio diventa centrale anche per un'evoluzione positiva dell'umanità e di questo suo continuo antagonismo col pianeta, invece di un rapporto simbiotico, che sarebbe l'unica speranza, diciamo, della civiltà umana. Certo.